A porto giunto al cerchio e seno, dietro guida di Alexander, esso pure bloccato, per consentire ancora una volta ad Alfredo Ferraro di scattare le fotografie dell'oggetto incompleto e a materializzazione compiuta. Dal libro del cerchio e seno, nuove manifestazioni medianiche, a cura di Natalino Tulli, Edizioni Mediterranee. Dalla testimonianza di Alfredo Ferraro. Guida Alexander. E un saluto particolare al caro amico Alfredo. È tanto utile anche lui alla nostra causa. Questa sera speriamo di darti una prova interessante di come noi agiamo sulla materia durante quel fenomeno che voi chiamate apporto. E siccome hai imposto a te stesso e anche a noi il fatto che tu testimoni soltanto ciò che vivi, allora siamo costretti ad adeguarci alle tue necessità, alle tue esigenze. Hai ancora tanto lavoro da fare e lo stai svolgendo con tanta buona volontà. Ora, finché le energie sono integre, cercherò di produrre qualcosa di interessante. Prego il caro amico Gino di mettere in funzione la musica. Mentre l'altra volta era un apporto interrotto durante la formazione, questa volta sarà ancora più interessante, credimi. Potrai constatare, e speriamo di farlo constatare anche ad altri, come la materia è docile quando si sa come operare e si usano certe energie. Vi siete sempre chiesti di quale energia si tratti. Per gli apporti noi ci serviamo di un'energia che, coniando un neologismo tanto tempo fa, definii eterocronica. Questo perché non c'è un termine nel vostro linguaggio che possa far capire di che tipo di energia si tratti. Ora io devo provvedere a creare e a fissare quella che definiamo matrice eterica. Ancora l'oggetto che apporterò, per usare i vostri termini, non è smaterializzato. Sto procedendo alla costituzione della matrice eterica. Molti di voi non sanno che cosa intendiamo con questo. Ne parlammo tempo fa. È come uno stampo, posso definirlo così, in cui si riverseranno tutti gli atomi che compongono l'oggetto smaterializzato. Mi seguite? È come quelle forme con cui giocano i bambini in cui si versa della sabbia. Versata in questa forma, la sabbia prende i contorni del contenitore, vero? E quindi con la matrice eterica formo esattamente l'oggetto da smaterializzare in tutte le sue componenti. Sono coadiuvato naturalmente anche da altre entità. Ecco, credo che ora la matrice sia pronta e ora provvederò, ecco, il procedimento è a questo punto. Ora gli atomi che compongono l'oggetto sono tutti di nuovo uniti nella matrice eterica. La fase successiva sarà quella di iniziare la concretizzazione, ripristiniamo in un certo senso la forza di coesione fra gli atomi. Appena sarà sufficientemente concretizzata una parte dell'oggetto, potrò farvi partecipi di questo e potrete notare che la forma, per somme linee, è già delineata, già determinata. Però noterete che la materia è estremamente duttile e non ha consistenza piena e fermerò il processo a quel punto, in modo da poter far sentire a maggior numero di voi. Caro amico Alfredo, tu sei anche un fisico, vero? Bene, guarda. Ora non posso produrre la luminescenza come in genere faccio, perché dovendo interrompere il processo ad un certo punto creerebbe delle difficoltà. Sarebbero due energie contrapposte, tanto è vero che in questo momento io devo bloccare le vibrazioni che producono in genere la luminosità e quindi ecco, il piccolo oggetto, che non è di grandi dimensioni, è già parzialmente formato. Ora, se tu lo prendi fra le tue mani, puoi già sentire la forma, sentirai delle protuberanze sulla parte superiore. Se passi il tuo polpastrello, senti già la formazione del disegno, ma non è completo. Ora agisci su questo oggetto come vuoi, forzalo, e sentirai la duttilità ancora, capisci? Senti, piegalo.
note, vi siete sempre chiesti di quale energia si tratti. Per gli apporti noi ci serviamo di un'energia che, coniando un neologismo tanto tempo fa, definì eterocronica. Forse dal greco eteros e chronikos, nel senso di esterna al tempo. Ora io devo provvedere a creare e a fissare quella che noi definiamo matrice eterica. Si ricorda che al Cerchio Firenze 77 la guida fisica Michel aveva usato i termini armatura e intessitura. È come uno stampo, posso definirlo così, in cui si riverseranno tutti gli atomi che compongono l'oggetto smaterializzato. E al Cerchio Firenze 77, riportare la materia che prima abbiamo smaterializzato. E quindi con la matrice eterica formo esattamente l'oggetto da smaterializzare in tutte le sue componenti. Qui rammento d'essere intervenuto, osservando come l'esempio fosse semplicistico, poiché quegli stampini consentono solo la ricostituzione della forma esterna, ed Alexander approvò il mio intervento. D'altra parte si era giustamente parlato di contorni del contenitore. Però noterete che la materia è estremamente duttile e non ha consistenza piena. Al Cerchio Firenze 77, adesso è plastico, non è solido. Se passi il tuo polpastrello, senti già la formazione del disegno, ma non è completo. È sempre al Cerchio Firenze 77, ma non è ancora completo.